Bosch vi invita all'ascolto di questo programma. Eccoci qua ragazzi, buonasera, benvenuti, ciao a tutti, Emanuele, ciao. Buenas noches. Ciao, desaparecido è il Guaro che è incasinato con i cardani, con tutti i suoi casini. Si è rotto tutto. È sparito. Va bene, una cara buonasera a tutti ragazzi, perché il tema di oggi l'avete letto più o meno tutti, mi avete massacrato di messaggi. Bob, guarda che Marquez. Allora, poi parlando con Gigi e con Manuel, ho detto, beh, facciamo sicuramente qualcosa. Io devo dire che oggi ho avuto la tendenza a pensare, non pensare male, però ad avere qualche dubbio sui tempi della comunicazione, sui contenuti della comunicazione. Adesso il comunicato ce l'ho lì, però quando ho parlato con Gigi mi ha detto, ah, no, ma si è fatto male oggi. No, Gigi, guarda, secondo me, se non ho detto male il comunicato, oggi è successo sabato, no? Che venga fuori oggi, che è il giorno in cui tutto il team si muove, cioè si mette in moto la macchina, no? Che avrebbe portato prima a Portimão e poi a Valencia tutta la squadra. Cavoli, succede un qualcosa sabato, aspetti il martedì era tardo pomeriggio, credo, no? Quando è che è uscito? A me l'hanno girato tardo pomeriggio. Non lo so, si parla di leggera commozione cerebrale. Allora, se poi chiedo a voi, ripeto, io ho detto, cavoli, ma una leggera commozione cerebrale, se non ci sono problemi, il giorno dopo sei fuori, no? Sei in giro, non dico che sei in moto, però questi piloti ci hanno abituato anche ad andare in moto dopo una leggera commozione cerebrale. Se è una commozione cerebrale più complicata, con delle complicazioni legate a degli aspetti di cui dopo parliamo, quelle riportate nel comunicato, cavoli, sei in ospedale, non sei in giro, secondo me, no? Per cui dici, cavoli, ma sarà vero? Siccome negli ultimi mesi qualche cantonata l'abbiamo presa noi, l'hanno presa altri, cioè qualche notizia un po' veicolata c'è stata, no? Nell'ambiente legato ad HRC, a Mark, ho detto, cavoli, a me sembra strano, no? E vorrei capire se riuscite a convincermi del fatto che no, invece è così, è in via precauzionale, sicuramente a Portimão non ci sarà e poi boh, non lo so a Valencia cosa succederà. Chiedo a voi che pensiero avete avuto e poi le considerazioni su questo ennesimo incidente di Marco. Vai tu Gigi, vai. Guarda, io credo che questa cosa sia come la finestra di un anno fa. Noi parliamo giustamente della nostra idea, ma secondo me non so, non è successo né una cosa né l'altra, per dire, questa è la mia... tu dici, non c'è stato nessun incidente, non c'è stato... No, c'è stato qualcosa, ma però non so dirti neanche sabato, perché se loro non sapevano niente, per dirti, se così è vero, che tutti si cominciano a muovere e alla fine loro non sapevano niente, adesso viene fuori questa cosa, secondo me, o loro, chi di dovere sapeva quello che è successo, e magari qua c'è già un altro sostituto, non so, per dirti, mi sembra così difficile, così strana, no? Questa cosa, alla fine uno si fa male sabato e oggi si decide di non farlo correre. Strana, no? Quello. Strana sta cosa, eh? No, strana, ti vero. Dico, o non si è fatto male sabato e si è fatto male magari oggi o più tardi di un'altra cosa particolare, una cosa più grave che non sia quello che sia. Io ti ho detto, la vedo come la storia della finestra di un anno fa, di un anno e mezzo. Perché leggendo il comunicato, chiaramente quello ufficiale in inglese, this past Saturday Marc Marquez while preparing for the Algarve Grand Prix with one of the standard off-road training sessions suffered a fall that caused a slight head concussion, cioè una leggera commozione cerebrale. Dopo pochi giorni di riposo a casa, in cui da sabato a oggi, una concussion, anche se leggera, vai a fare delle verifiche subito, no? Guarda, succede che se hai una commozione cerebrale, è possibile che corri anche nello stesso Gran Premio, più di una volta, per dirti. Cadi venerdì e sabato può darsi che giri, o se no la domenica corri, eh? Per dire, non è che... quante volte abbiamo visto quello, no Gigi? Molto, molte, per quello che ti dico che
Io da fuori, da non sapendo niente, succederà come quelle cose che vedi che non era quello. Anche perché in una condizione, tu pensa per non correre adesso, nella condizione in cui lui mentalmente era adesso, no? Ha cominciato a capire cosa fare, come fare, è ritornato su una pista dove prima aveva preso, non so, 15 secondi, adesso ha azzerato tutto. Cioè, è quello che io ti dico, fosse, tra parentesi, quello che è difficile pensare che sia, perché non ti ripeto, come ha detto Manuel, quante volte siamo caduti il venerdì con una commozione cerebrale e abbiamo girato il sabato? Sì, adesso per regolamento è proibito quando un pilota perde la coscienza, si dice, no? Sì, la coscienza, certo. Non è permesso lui correre in quello grande premio. Però io, la mia prima impressione quando ho letto questo, Bob, era esattamente la stessa che tu. E abbiamo cercato di pensare, no, non è possibile, questo non è. È inventato una ipotesi, no? Ma dopo, riflessionando un poco la situazione, per me è chiara. La Honda non può, per il comunicato questo, sta con il nome di HRC. Sì. Bien. Tu pensa che la Honda può permettersi mentire? Perché una cosa è dire mezza verità e un'altra cosa è dire una bugia, si dice, no? Una bugia. Sì. Per questo, ipotizzare mi sembra troppo rischioso e troppo. La Honda non può permettersi mentire, perché alla fine questo esce dentro di un mese, due mesi, la verità escerà, no? Ovviamente. E io ho letto al mio collega Emilio Pérez de Rosas, che è più o meno il giornalista ufficiale da famiglia Marquez, e lui non parla di una leve contusione, lui parla di una forte contusione nella testa. Forte, non forte è diverso è completamente live. Diverso e è forte e molto più vicino di quello che sta succedendo, no? Però mi piacerebbe chiedere a Emilio, scusa Manuel, mi piacerebbe chiedere a Emilio perché è andato in ospedale oggi, no? Si capisce che non è andato sabato, da quello che ha scritto si capisce che è andato a farsi vedere dai medici dopo qualche giorno di riposo. No, qui non è che non si vuole credere, è che secondo me le cose non tornano poi. No, Bob, la verità è che la storia sta mal raccontata. Come sta, sempre. Sì, esatto, perché una volta di più la comunicazione della Honda è nefasta, perché tutto questo si soluziona con un informe di un dottor, invece di lasciare le speculazioni e le parole per qui. Perché non dire esattamente, invece di un comunicato ufficiale della Honda, aggiungere una dichiarazione di un dottor dell'ospedale dove lui è andato? Fin della storia, e ahí finisce tutte queste speculazioni, ipotesi, è vero, non è vero, è la testa, è la spalla. Questo è un errore più che Honda in la comunicazione, sempre è stato un disastro. Una volta che Livio Zuppo ha lasciato quello team, primo funzionava, dopo di andare Livio, la Honda non le importa la comunicazione e la propria Honda crea queste situazioni. Di pensare ognuno quello che vuole. Esatto, e perché che necessità adesso con la come si dice, con l'interesse che ha per Marc Márquez, con tutti quei problemi, con tutto quello che ha fatto ha ritornato come un eroe. E adesso di nuovo la Honda nos colloca in un quarto oscuro. Sono loro che non sanno, bisogna, io non so chi è responsabile della comunicazione, ma è completamente l'opposto a un genio, è basicamente un imbecille. Non c'è nel tuo ragionamento, non si può non dire che non essere d'accordo sotto questo punto di vista, perché alla fine la verità è sempre la cosa migliore. Claro. Claro, e insisto, io non dubbio, perché no sta bene dubbiare e perché non ha logica che il successo sia diverso
di quello che dicono. La intensità, che sembra ovviamente completamente diversa, la intensità è un'altra. No, la cosa, come dici te adesso, la cosa più plausibile è che lui sabato abbia avuto questa cosa, che magari nessuno pensava che fosse così, magari neanche lui. Passa un giorno, passa due, passa tre, Gigi, alla fine. Gigi, no, dai, Gigi, no. Non so. No, ma io ti dico. Ma dai, ma uno il di problema loro è che non è quello, non è così lieve se è quello, e no, esatto, o magari è un'altra ma cosa. Gigi, no? Ma Gigi, ma riusciamo a essere d'accordo sul fatto che sì, cadi in una pista da cross, batti la testa piano forte, uno dice piano, altro dice forte, non vai a farti vedere subito, sei Marc Márquez, ci vado io, ci vai tu, ci va Manuel, non vai a farti vedere subito, no, ma vai dopo tre giorni per scoprire che non stai bene? Ma è Bob, comunque è una follia. Ma attenzione Bob, attenzione, perché loro non dicono, no, nessun lugar sta scritto che loro non hanno andato subito all'ospitale. No. Loro sì, dicono ma che ritorna. Non si capisce. Ritorna, perché è lo che ti dico, sono tutti mezza verità. Un sì, però no, diciamo un poco così, invece di collocare le carte sulla tavola. Vedremo questa cosa quando la vedremo. No, scusa, però Manuel, scusami. Ehi. After a few days at home, of rest at home, dopo qualche giorno di riposo a casa, and seeing that he was still unwell, e vedendo che non stava ancora bene, today Márquez has been assessed by doctors in a medical check-up to evaluate the situation. Dicono che è andato oggi, dopo qualche giorno di riposo, almeno. Questo è inglese, io lo leggo. Sì, male, però c'è scritto. No, sta però scritto che oggi hanno andato, ma non dice che non sabato non hanno andato. No, sì, è vero. Però da qui si capisce che dopo qualche giorno di riposo a casa è andato a fare una valutazione medica oggi. Boh, non lo so, a me non so, a me suona strano. Ti dico una cosa, la Dorna, io so che il dottor Chartre, che è il responsabile medico della Dorna, sa perfettamente che è successo, e lui le ha detto a un collega che le mostrerà il fin di settimana esattamente qual è la situazione. Ha parlato di mostrare, non so che deve mostrare. No. Deve mostrare che un tac o che cosa, perché una cosa è devo parlare con te o devo mostrarti qualcosa qual è la situazione. No, non fa una piega. Come ti ripeto, alla fine è una cosa. Vedi il fatto di non scrivere chiaro: uno pensa una cosa, uno pensa un'altra, uno dice che è quello, uno magari si è fatto male che non doveva essere in un posto invece in un altro, quando invece giustamente dici. E dopo dice: certo. Dopo arriverà. Quelli della Onda diranno: perché voi giornalisti parlate del rumore, delle ipotesi. Sì, voi siete se non è chiaro, primi, non è... esattamente voi li alimentate, certo, esatta, esa è la parola, certo. Voi alimentate, esattamente. Il amico Michele Fuso da Morciano Michi tira fuori un tema interessante, perché chi lo sa se il problema potrebbe essere ancora collegato a quello della Malesia dopo il botto, il fatto che non riusciva a vedere, chissà se Michele non abbia azzeccato il tema, perché sai, una botta in testa alla fine, se è lieve, no, non ti crea problemi cerebrali. No, che non mi sembra il caso, perché altrimenti sarebbe in ospedale, però magari gli può aver tirato fuori un problema, non lo so, Michele potrebbe aver azzeccato, chi lo sa, magari un giorno lo potremo verificare. No, però torniamo sempre a, giustamente Michele ha ragione, al punto di partenza, che magari scrivono che è una cosa, invece è tutta un'altra cosa, che non ha potuto permettere di correre, no? Alla fine... Giustamente ognuno porta avanti la propria idea, il proprio dubbio, per amor di Dio, perché alla fine non è una, io non trovo, secondo me, non dico che è un po' assurdo, però non so, è come un qualcosa che tu vuoi nascondere, che non dovevi fare, no? Ma perché nessuno di voi ha pensato al braccio? Nessuno di voi no, ma sicuramente per quello al braccio. Penso che tutti abbiano pensato non corre, sarà ancora caduto, sarà ancora il braccio, per dirti, no? Perché? Perché il braccio è quella cosa che l'ha tenuto fuori, è quella cosa che, tra parentesi, l'ha fatto ancora ritornare
dopo che vince queste due gare il Marquez di una volta, che nessuno avrebbe pensato che ancora Misano poteva stare lì con Bagnaia, per dirti, no? E è per quello che ti dico, sai, qualsiasi idea oggi è fondata e non fondata, perché tanto, vedi, per dirti, la stessa cosa che dicevo, Angel, devo farti vedere cosa, un attacco, per dire, e se prendi una commozione cerebrale, per dirti, puoi vedere l'attacco, però come ti ripeto, uno dice lieve, uno dice grossa commozione cerebrale, alla fine non sai se è quello, se non è quello, ti dico, io la vedo, ti ho detto, come la finestra che non era la finestra, la bicicletta che non era la bicicletta, che alla fine quel giorno non si sa dove eri, cosa dovevi fare, non lo dovevi fare, l'hai fatto, è successo e... Ciao Paolo, fatemi salutare Paolo Vino, ci sta seguendo, ciao Paolo, non so se stava festeggiando Halloween, non lo sapremo mai. È chiaro che Paolo ha festeggiato Halloween, è chiaro. Sì, Paolo, è un casinista. Io volevo sottolineare anche una cosa, per Marquez rinunciare a correre a Portogallo... È incredibile. Noi abbiamo visto in che condizioni lui normalmente sta pronto per correre. No, ma io ti ho detto, Manuel, tu pensa tutto questo tragitto che è arrivato, perché adesso la dimostrazione, come ti dicevo, era che lui ha imparato ad allenarsi, a conoscere il suo male, a gestirlo, perché tanto prima solo da una parte, prima momenti, prima adesso è riuscito anche nel Gran Premio a capire quello che può fare durante la settimana, come allenarsi, capisci? È un qualcosa di per non correre, poi... Sai anche te che i piloti, in passato più di adesso, però lui è uno di quelli che correrebbe con rotto qualcosa. Con un braccio, come ha corso. Certo, è quello. Saluto Narda, che ci spiega, ciao Narda, quando si cade in motocross sono cadute dove la prima disamina si fa sul campo, dove non vengono rilevate lesioni importanti, poi gli esami approfonditi vengono fatti successivamente nel caso ci siano malesseri dopo, però non lo so, io vedo anche qualcuno parla di ematomi, ma se c'è un ematoma, ma stiamo parlando di Marquez, può succedere all'ultimo scappato di casa che va là, cade, non va a farsi vedere, ma Marquez non va a far vedere subito il cervello se sabato picchia una craniata nella terra. Non lo so, io non ce la vedo, per cui non è voler vedere male o voler fare delle polemiche, è che a me, cioè, non lo so, è una situazione che non torna, non mi sembra chiaro. Anche perché non stiamo polemizzando su niente, perché alla fine stiamo solo avendo, come ti ripeto, passiamo un po' di tempo tra amici, come abbiamo sempre fatto, su un'idea di quello che hanno scritto. Non è che diciamo, loro dovevano far così o questi, assolutamente, anzi. Io anche spero... un comunicato del responsabile del motomondiale, medico del motomondiale, no? Voi non aspettate un... Esatto, ci vorrebbe. Perché lui è Marc Márquez, non è Manuel Sicuramente Pessino. Arriverà giovedì alla conferenza stampa, sicuro. Sì, ma gli lasciano due giorni tutto disparando qui, io il braccio e la vista, e la spalla e la testa. La gestione della comunicazione è un disastro. Sì, in tanti, saluto Max Campa che mi sta scrivendo, ma se fosse già sotto i ferri avesse deciso di fare, perché comunque noi sapevamo da insider veri, vicino al pilota, che l'ipotesi di farsi operare prima della fine del campionato era concreta, ok? Poi giustamente Manuel ci aveva fatto notare, ragazzi, però guardate che i test che ci sono a Jerez dopo Valencia, lui non può saltarli perché deve dare le indicazioni per la moto, altrimenti sarà un altro anno incasinato con la... Io non lo so, però sai, questi dettagli così fumosi, queste comunicazioni che fanno acqua, secondo me, un po' da tutte le parti, ci potrebbe stare qualche altro amico, come vi dicevo, pensa che si potrebbe sfruttare questa, diciamo, questa sfortuna per anticipare i piani, no, di operazione alla spalla. Non lo so. Se fosse così è perché è successo un qualcos'altro, perché te provi a Misano la moto nuova, i problemi che ci sono, il fatto che sarà più o meno tutta nuova, il fatto che il motore non lo puoi più toccare, ricordiamo che alla fine quello provi e quello è, perché telaio, forcelloni, potrai ricominciare a lavorare, cioè il fatto che hai, il problema è che se tu fossi stato quindicesimo
diciamo, non hai l'input e il focus per dare un'indicazione vincente, puoi anche avere questo dubbio, ma tu sei diventato ancora il primo pilota Honda. Perciò anche se tu hai bisogno di un qualcosa in più, non lo farai mai adesso perché hai dimostrato che puoi stare davanti e in questo modo chi deve costruire la moto non può, non può non seguire il tuo layout, perché hai dimostrato che pur con una spalla, quello che possa essere, stai davanti, capito? Perciò io quello che credo, se fosse che si deve far operare un qualcosa ancora, è perché è successo un qualcosa che l'ha costretto, se no mai avrebbe deciso di farsi operare adesso, se fosse quello. L'ingegnere giapponese, sì, Mark, non testa, il Jerez, loro se fanno il harakiri. Dopo dei due anni soffrendo con gli altri piloti, se Mark non c'è in quello test, loro si suicidano. No, come ti ho detto prima, in base a quello che succederà, però capisci che se non ci fosse Jerez, se non corre o quello che sia, è perché è successo un qualcosa, per dirti di, come adesso, come fai a non correre e dire una lieve commozione cerebrale? Probabilmente succede in allenamento, è successo qualcosa, è stato sfortunato e basta. Stop. Senti, sto leggendo qui in Motorsport, la website Motorsport, parlano un colpo nella testa, è stato il peggio momento della carriera di Marc Márquez, quello che lui ha perso la visione e tal. Si aprono tutte le porte per speculare, ora se vanno a scrivere. No, come ti ho detto 10 minuti fa, no? Sì. Perché adesso durerà un giorno, sarà di più, due giorni poi arriverà un comunicato stampa, però non so, non capisco neanche questa cosa, però avrà sicuramente un motivo, non so. Mm-hmm. Ok. Sì, Adriano, sì, ci sgridi, però in realtà stiamo facendo altro che analizzare le parole di un comunicato stampa ufficiale HRC, che dice delle robe che secondo noi non stanno insieme in questo momento. L'avranno fatto male, Adri, non lo so, poi tra due giorni ci diranno che Marquez ha l'appendicite, va bene, no? Va bene. A noi stiamo analizzando quello che hanno scritto oggi, siccome è un comunicato ufficiale, non stiamo alimentando, no, delle illazioni, stiamo facendo un'analisi su quello che è un comunicato, l'ennesimo comunicato fatto malissimo dall'HRC. Basta, non è che stiamo facendo illazioni. Non ci torna. Se uno sabato picchia la testa, si chiama Marquez, ma anche se si chiama Perotti, va a farsi vedere. Ma anche tu, Adriano, saresti andato a farti vedere subito, no? Non martedì a dire cosa c'è, che sono tre giorni che sto di merda, ho picchiato la testa sabato, quasi quasi vado a farmi vedere, perché da quel comunicato io ho inteso quello. Poi io sono ignorante, per cui ho capito male. Poi tra due giorni mi diranno, guarda, boh, non capisci niente, non c'era nessuno, ha proprio vomita. Perché io te dico, Adriano, chi alimenta questa situazione è il comunicato della Honda. Ok, tra due giorni esce la verità, perché non dir la verità nel dia 1 e non aspettare al giorno 3 per dire la verità? Sono loro che creano questo dubbio, questa incertezza e questa situazione. Sono loro. Poi è tutti i tempi, poi sicuramente sarà successo quello, Manuel, non abbiamo motivo di dubitare, no? Però per come è posta, c'è quel lasso, a me quello che ha fatto riflettere un attimo è il lasso temporale, non mi torna, no? Non mi torna con i soggetti di questa, Bob, e non mi tornano i tempi. Claro che ha una ragione per dubbio, perché loro parlano di un light, come un concussion, no? Light concussion, che è una leggera commozione. Il giornalista più vicino alla famiglia Marquez, quello che ha scritto la biografia di Marc Marquez, quello che ha scritto la biografia di Alex Marquez, dice che il colpo ha sido fortissimo, grosso, esattamente. A chi cominciamo? No, ma noi, come ti ho detto, mi dispiace, ognuno può pensare quello che vuole, ma noi non siamo qua per cavalcare un'ipotesi che pensiamo e screditare quello che hanno scritto. Si parla di quello che è successo, di uno che ha un dubbio o un altro, ma tutti speriamo nella miglior soluzione per Marquez, perché alla fine questo sport è anche Marquez, non è che noi guadagniamo un qualcosa su quello che scriviamo, no, perché mi sembra che probabilmente leggo male questa cosa, che Adriano voglia un po' dire, voi avete scritto questa cosa, fate subito, vi mettete subito in moto per contestare una cosa, invece no,
ci troviamo qua come tutti i giorni e parliamo. Ma stiamo parlando tutti, no? Della referenza di MotoGP, ragazzi. Non stiamo parlando di. Parliamoci chiaro: se non fosse successo a Marquez, non gliene fregherebbe niente a nessuno. Esattamente. Basta. Esattamente. Basta, questa è la verità. Perché tutti si mettono davanti alla, adesso questo Gran Premio si mettevano davanti, per quello che ti dico, tu pensa a tutta la gente che giustamente si mette davanti al Gran Premio a vedere la TV per vedere cosa farà adesso che ha vinto anche a Misano, ci sarà ancora, qua c'era Bagnaia che andava forte, qua c'era lui che ritornava, per dirti, la Yamaha ha vinto il campionato del mondo già, tutti liberi da ogni cosa, no? Una bella battaglia, vedere te pensa per rinunciare a questo, purtroppo, io dico purtroppo, sì, a parte quello che è successo, che noi onestamente ci può interessare o meno, il dispiacere più grande è che questo non possa correre, poi da un'altra parte dici, pensa a te, ma come mai non potrà correre uno che voleva correre a Qatar quando non stava magari neanche in... Cioè, ti dico, uno che ha finito una corsa e non ha riuscito a aprire una bottiglia d'acqua. È per quello che dico, è una curiosità nostra, come possiamo stare, non so, fuori da un bar con un caffè, per dire, no? Che magari, però, è la curiosità di tutti, no? Non è che non stiamo lì, certo, dicendo... Che, bisogna poi capire, Valencia, cosa succede, perché a questo punto, se il problema è... Con due gare a fila più il test, Una grossa botta, chi lo sa se per Valencia sarà dichiarato idoneo dai suoi medici e poi dai... Non lo so, perché a questo punto... Io vedo questa cosa qua come la finestra, la bicicletta, solo lui sa quello che è successo, solo lui saprà, solo loro sapranno a che punto potranno rientrare o cosa fare. Come spero che alla fine sia una cosa che pensano che sia grave e invece per una grandissima precauzione non lo facciano correre, spero così. Non so, non è, ti ho detto, alla fine l'unico che ha ragione è Manu, scrivevi quello che succedeva e nessuno poteva pensare, perché vedi che ogni minuto che va avanti uno può pensare a una cosa diversa, no? È libre, certo. Puoi immaginare quello che vuole, la unica, e insisto, e abbiamo cominciato così, che in questo comunicato sta il nome della RC, per me è una garanzia di che non è... una falsità, non è falsità. Esatto. Questo di Simone ve lo faccio vedere perché è bellissimo, non puoi non vederlo questo messaggio. Guido Bene e Sky non le farebbero queste cose, basta un po' di professionalità. Boh, ma dove hai, come, aspetta che non leggo, per fortuna, dove hai letto che non è stato in ospedale sabato? Non lo dicono, dicono che c'è andato oggi, cazzo, non lo dicono. No, poi lo so che Guido è bravo e Sky è importante e noi siamo dei peones, ma noi siamo felici di essere dei peones. Secondo me ci sono dei lati oscuri, caro Simone, per cui ti ringrazio, ti ricordo che non sei obbligato a seguire noi poveri peones, ci sono quelli ricchi, non soffre con noi, no, non soffrite, no. Vabbè, quello, ecco, sicuramente quello che cambia è l'approccio, perché immagino Manuel che domani deve partire a bordo della sua Goldwing, no? Attenzione, 1800 centimetro cubico, 7 marce. Sei cilindri, come si dice, la marcia atrás, indietro, vai la dietro. Retromarcia, non andare fino là, non andare fino a Portimão, la retromarcia, non serve, quella serve per andare indietro. No, bello, però tu saresti partiti con una voglia diversa, secondo me, no? Perché sapere di andare là per raccontare probabilmente, anzi quasi certamente, una bellissima storia di sport, di motorsport, che c'era Marquez contro Bagnaia e Quartararo, secondo me sarebbe stato... Posso dirti una cosa? Il giornalista francese che ha scritto la biografia di Fabio Quartararo, lui aveva un'intervista con Marc Marquez giovedì e lui mi ha chiamato mezza ora fa e mi ha detto: io non so se vado a Portimão o non vado, perché tutti noi aspettavamo la gara della stazione, tutti liberi di pressione. E adesso dice: adesso io non so se vado a Portimão più. Te pensa quanto possa mancare questo pilota a questo sport? Che se ne voglia uno, poi gli può voler bene o non bene, ma come potrà mancare sicuramente Rossi? Tu pensa quanto manca quando non c'è questa persona allo sport, questo campione allo sport? Eh sì,
Der Deutsche Löwe, il leone tedesco, dice: è finita la magia di marketing. Tanti stanno dicendo, sta picchiando veramente troppe Questo, volte. sai che questa frase è de Cadalora. Sì. Cadalora ha detto a Marquez le ha come se è desaparecido Sì. la Ha magia. lasciato la fortuna, sì, questa è la magia, ecco, una cosa del Sì, genere, diciamo. questa frase è di Cadalora. Io Lo penso so, di no. dite che non è ancora finita la sua No, magia. no, E perché non Gigi, credo. qui in Spagna ovviamente hanno massacrato a Cadalora quando lui ha vinto a Texas e a Misano. A chi si è iscritto? E Cadalora, adesso che? Vedi che Sì. questo qua, questi, ma i piloti, tra parentesi, diversi, no? I campioni del passato, quelli che sono rimasti, alla fine sono così, no? Quando pensi che sono finiti, ritornano, fanno stare zitti tutti e poi io mi ricordo in passato anche Reni o per dirti anche lo stesso Sfanz, arrivi, cominci a vincere ancora. Cadi, ti spacchi e ricominci. Guarda che ci sono i momenti della storia Ah, sì. È dello sport che a volte non vero. capisci neanche. Sembra che arriva tutto uno dietro l'altro, non capisci È neanche. vero. Matteo dice: ma come poteva essere una delle gare della stagione senza la pressione? Ma in realtà, secondo me, Matteo, e chiedo a Manuele e a Gigi, secondo me la pressione c'era, perché Ma questo era scherzi. già l'anticipo, era l'antipasto del 2022. La figata di queste ultime due gare erano l'antipasto del 2022, secondo me. Per cui altro che pressione. Mondiale assegnato. Ma qui si cominciava a fare il gioco del 2022, secondo Sì, ah. Qua tutti liberi, eh? Qua tutti me. Eh sì, liberi. Se uno tutti scio, quello liberi. che. Certo, però ognuno vuole dimostrare di essere. Perché poi, sai, serve per l'inizio del prossimo anno, no? Io ho finito bene la Certo. corsa stagione, perché alla fine, anche la domenica, quando giochi le carte, quello che vuoi fare, vuoi sempre essere più forte di un altro. E per figurati questi qua, questi è ancora peggio, no? Esatto, salta solo Portimão anche Valencia. Secondo me, se la situazione è così grave come scrive Emilio Perez, secondo me potrebbe saltare anche Valencia. La metto lì e mi auguro di no, però secondo me a questo Non lo punto ci potrebbe essere Sì, una qualche Bob, se condizione. lui non va a Valencia, ho assunto è grave. Esatto. Se non va a Valencia c'è qualche problema grosso. Seria, sì. Ok, staremo a vedere. Qualcuno mi ha chiesto di Bradel, per quanto so, dovrebbe arrivare entro stasera. Non so se Emanuele e Gigi hanno qualche informazione in più. Dovrebbe arrivare entro stasera la conferma di Bradel, se ci sarà o meno. Per cui non è ancora detto che riescano a sostituirlo. Secondo me, noi dovrebbero, lo vogliono sostituire, vorrebbero sostituirlo, però non è ancora detto che questa cosa si dovrebbe sapere in serata, per cui noi magari saremo già a letto, lì, mi ho detto. Per la gioia di Simone vado a letto sognando Meda e Sky, ecco, così almeno dormo sereno. Invece un altro tema che ci ha svegliato questa mattina, Gigi, è stato quello di Brivio non in Suzuki, Suppo papabile in Suzuki. Guarda, ogni giorno in questo posto della Suzuki uno arriva e uno va, non si capisce, veramente. Perché adesso sembrava che doveva arrivare Brivio, adesso sembra che Brivio non arriva più, che magari arriva Livio, boh, magari poi non arriva più, magari c'è qualcun altro che sembra che deve stare in un posto e invece sta trattando per andare in questo posto, per fare il colpo dell'ultimo minuto, per mettersi a posto ben bene, sai? Sembra una poltrona che a tutti interessa ma che nessuno si vuole sedere, non so. Perché, come ha detto Manuel, stanno parlando e hanno parlato con veramente tante persone. Perché ti dico, pensiamo solo che sono andati a cercare Pere Riba, eh? Cioè, non è che non hanno sembra che non hanno un'idea di cosa fare proprio. Tu sai perché la opzione per Arriva ha sido, come dice, Finita. finita? Sì, Perché però dillo qualcuno te. nel team ha detto: ma per Arriva, perché lui è più de più che me? Lui ha detto: lui non è un manager, lui è un assistente di un pilota.
e comincia quella, come si dice, invidia, no? Invidia, quelle invidia dentro del team. Per questo, e come i giapponesi non hanno generalmente quello carattere di dire, ragazzi, questo è bang, è così, così si fa. Cominciano a sentire qualcuno del team che reclama per questo. Altri che dicono, se arriva Livio, tutti noi andiamo via. Ahí bisogna uno, un comandante, che arriva lì e dice, ragazzi, basta, qui mando io. Perché che esce del team, se arriva lui, la metà del team va via. Questo è una, come si dice, la rivoluzione bolcevique del 1917. Non lo so, però voi chi vedreste? Cioè, quale sarebbe secondo voi il nome giusto? Non lo so. A me mi piaceva tantissimo Francesco Guidotti, ma lui deve star bene in Pramac, no? Ma sì. lui fa lì un lavoro super. Sì. Assolutamente bravo. Io, sì. Guarda, adesso non ti saprei dare un nome, perché ci vuole veramente, ci vuole uno che abbia avuto un'idea, che abbia già lavorato a un livello alto e che sia subentrato in una grande azienda da un'altra porta. E onestamente l'unico che di questo livello penso possa sorreggere questa cosa è Livio Suppo, oltre anche secondo me. Perché Livio è uno che arriva, è così, non puoi dirgli niente, perché dalla Ducati è passata la Honda, è arrivato in un posto, da un posto europeo, è arrivato in un posto giapponese, e onestamente, come ha fatto per caso, abbiamo parlato prima, quando c'era lui le cose andavano come dovevano andare, è così, il comunicato stampa era così, il resto era così, basta. Adesso un altro con questo carisma che puoi prendere a guidare una squadra del genere, non lo so, non lo vedrei in giro a dire così. Scusa, ma io cambierei la parola carisma per professionalità. No, carisma e professionalità, hai ragione. Perché questa parola è migliore, perché carisma sembra che uno non è professionale, lui invece è bravo. Sì, è super professionale, e lui quella professionalità ha portato a avere quella immagine di un uomo duro, no? Duro. Un uomo duro, ma certo. Il curriculum professionale di Livio impoluto, questo nessuno può discutere. Puoi discutere dopo, non lo so, se lui è simpatico o non simpatico, ma professionalmente... Però, sì, Manuel, quando stai in certi posti, quando stai in certi posti ci sono persone a cui gli piace comandare, prendere la responsabilità e poi tirare una riga. Ci sono persone invece che non gli piace questo, gli piace, sai, quelli che dicono ma secondo me, allora se stai in quel posto non puoi dire ma secondo me, devi dire è così, questa è la differenza. Poi possiamo sbagliare e fare tutto. Bisogna anche sapere come andare. Dire, è così. Esatto. Va bene. Scusa, Manuel, ti faccio questa domanda, poi vi lascio andare. So che poi tu hai tanti chilometri da fare in moto. Domanda per Manuel. È vero che Raul Fernandez potrebbe lasciare KTM, quindi passaggio alla MotoGP per restare in Moto2 con un altro team? L'avevi detto settimana scorsa, Manuel. No? Sì, Alfredo, la situazione... Potrebbe, non vuole dire che succederà. Lui stava molto discontento con la situazione del suo fratello. La KTM sembra che abbia un compromesso di spostarlo in un team di KTM di Moto3. A me mi hanno detto in un buon team, in un team buono, bravo. E non è così. E lui stava a Misano, stava molto, molto, mi hanno detto, enfadato, che basicamente è incazzato, no? Certo. E questa è la situazione che no, insisto, non vuole dire che lo farà, ma la situazione è così. E se lui, aspetta, devo dire una cosa, io sto sicuro che giovedì nella conferenza di stampa miei colleghi le chiederanno su questo. Se lui nega questo, amico, avrà storia. Sì, sicuro. No, okay. Sicuro.
Era secondo volo. Ok, chiudo solo un messaggio di Serena da Firenze che saluto. Ciao Serena, mi dice: boh, prendere in considerazione anche il fatto che Alex ha pubblicato una foto con un braccio e un bacino. Secondo me è sintomo che non è grave, no? Se no non avrebbe pubblicato niente. Sì, può anche essere Serena un Alex Marquez, scusate, un augurio al fratello. Sicuramente lui sa esattamente cosa è successo, per cui è vero anche quello che dici, però insomma ci sono purtroppo tanti punti di domanda, no, in questa cosa qui, come evidentemente è giusto che sia, però non lo sapremo, spero, nei prossimi giorni. Non abbiamo ancora notizie su Bradel mentre siamo in onda, per cui magari qualcosa cambierà, sicuramente domani dovranno dire qualcosa, immagino, però da quanto abbiamo capito dipende, aspettano la risposta di Bradel, che non ho capito per quale motivo, ma può decidere lui se va o no. Manuel, tu sai qualcosa degli aspetti contrattuali del pilota di riserva di HRC? Non tengo un'idea, cioè, ma sì. Se loro stanno lavorando, testando, è ovvio che sarebbe importante lui stare lì, no? Perché loro alla fine solo c'è un test a Jerez, e dopo, quando Gigi, tu lo sai forse meglio che io, quando arriva il primo test dell'anno prossimo, la moto sta quasi pronta, no? O il motore, perché loro non hanno tanto tempo per cambiare il motore, sì. Si sta sbagliato. No, come ti ripeto, la cosa sembra strano, ma con le nuove regolamenti, e anche tu ormai sei arrivato a capire questo, che era difficile. La cosa in cui, quando fai tutto nuovo, la cosa che più ti concentri di non sbagliare è il motore, perché non lo puoi più toccare. Il telaio lo puoi rifare, il forcellone lo puoi rifare, le altre cose puoi toccarle, quello non si può più toccare. Perciò è la cosa su cui ti concentri che di più, anche perché poi devi pensare che tra l'inverno, per dirti, i 2 mesi, 3 mesi, quello che c'è, devi anche cominciare a produrre le cose, a pensare, perché claro. Non è che devi fare un motore, non è lunedì e ordino la cosa per il mercoledì. Qua hanno i clienti, che tra la parentesi, sulla carta i motori devono essere giù come sono, tutti uguali, perciò devi anche produrre. Claro. E non è così semplice pensare, come ti ripeto, il telaio arriva, lo fai, uno per me, ma quello è chiuso. Ok, scusa, l'input che dice, avete sentito di Aramco e VR46 cosa? No, io non ho sentito, non so, hanno fatto, hanno definito, hanno trovato, sponsor, fatto, va bene, siamo contenti, non lo so, non ho letto niente lì, se sai qualcosa in più e ci vuoi aggiornare, siamo felici di farlo prima della chiusura, ma deve essere una roba io ho parlato con Pablo Nieto su questo a Misano, e lui mi ha detto che loro stanno convinti che arriverà il soldi di Aramco, stanno convinti, okay. O almeno questo è che mi ha detto a me, non so perché sia il discorso che lui deve fare, ma lui mi ha detto no, lì in Arabia Saudita le cose andano molto piano, ma il sponsorship arriverà. Va bene, meglio. Va bene, ok, il Dovi continua nel 2022, sì, continua, va bene, dai, mi state scatenando. Manuel, ti auguro un buon viaggio, Gigi, anche tu a Piacenza farai un viaggio lunghissimo, immagino. No, ne faccio, lascia perdere, sono appena tornato, adesso li devo andare via, perciò guarda, i viaggi li faccio anche troppi. Sei in pigiama? No, ma tu mi hai detto, quando facciamo il martedì puoi mettere solo quello col 3, e io adesso metto solo quello col 3. Ho fatto anche imbiancare da mia madre, che io ero lì. Adesso non va bene neanche quello, mamma mia. No, va bene, così va benissimo. Manuel, buon Gran Premio, divertiti e mandaci più notizie che puoi. Grazie mille, ti seguiamo. Ciao, un caro saluto. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Bosch vi invita all'ascolto di questo programma.